diciamo, nella sala per poi, diciamo, iniziare un percorso infamatorio. E dopo, la seconda fase, subito a seguire, chiarirò, diciamo, almeno parte in questo primo intervento di quello che sono, diciamo, i passaggi e le motivazioni per quanto riguarda le piste ciclabili. In riferimento a quanto detto dal consigliere Calciagrano, ci tengo solo a precisare, anche per tranquillizzarlo, che il mio tramonto è molto lontano, ma il suo è già arrivato, purtroppo, mi dispiace. Ma la storia parla. Giustamente io non ho mai interagito con i cittadini in modo scorretto, come ha, diciamo, giustamente per lui detto il collega consigliere Calciagrano. Il mio modo di presentarmi di fronte ai cittadini lo conoscono tutti, è sempre stato e sarà guardandomi negli occhi, parlando col mio modo di essere, di fare, quello di farmi capire per quello che sono e per quello che voglio dire. Quindi quando ho interagito con i cittadini, riferimento al disco ciclabile, come per qualsiasi altra problematica che c'è stata sul territorio, l'ho fatto per mia chiarezza e il mio modo di essere, non aggredendo come qualcuno ha detto, non capisco il perché e per come. Altra battuta, sempre buttata così a caso, ma che ha il suo giusto modo di essere presa in considerazione, è quello in riferimento all'edificio di Anisio. Io mi auguro che questo progetto vada avanti, per di qualificare quell'edificio, di qualificare quella zona, di ridare, diciamo, vivibilità, così come merita anche a fare parte del territorio. Le associazioni non saranno sfrattate, noi non abbiamo mai sfrattato nessuno, non lo saranno le associazioni, saranno sistemate, risistemate decorosamente se questo dovesse avvenire, cioè se l'edificio verrà riqualificato, riconvertito come scuola. Adesso passiamo alle piste ciclabili, giustamente quello che ci preoccupa, quello che è poi il tema della serata, quello che giustamente ha creato tensione nei cittadini e sta creando un po' di male per l'attività. Giustamente oggi pensare di perdere un euro, diciamo, con la propria attività è doloroso, anche perché i momenti sono quelli che sono, quindi comprendiamo benissimo che bisogna salvaguardare e non danneggiare le attività stesse. Io ci tengo solo così a far capire un po' i passaggi, ricordando un po' la storia parliamo di Petronelli per poi proseguire il percorso, ma scusate se mi puntualizzo di più su via Pietronelli, che oggi lo vedo in primis, diciamo, come zona più colpita, almeno così dicono, ma io non ne vedo ancora il motivo, il modo in come è stato colpito. Via Pietronelli era ieri giustamente la vecchia via di Portia Varenne, la via che era l'unico collegamento tra Chieti, Pescara e Roma, cioè era l'unica via, diciamo, da percorrere. Poi con la Sapprezzato, con altre vie in qualche modo riqualificate e diciamo predisposte, è diventata la via centrale, la via non primaria, ma che purtroppo in parte non è rimasta, cioè la via che oggi è stata, ieri considerata, oggi lo è ancora, una delle vie più trafficate del nostro centro cittadino. È una via che ieri aveva 50 abitazioni, oggi ne ha 500, ieri aveva 3 attività, oggi ne ha 30 o anche 50, quindi si è moltiplicato nel suo interesse, nella sua vivibilità, e questo giustamente ha creato pericolo nelle vie stesse, un pericolo che io, che ho transito a dir poco 10 volte al giorno, come tanti di voi, pericolo che vedo in ogni momento, i cani che sfrecciano, le macchine, ma forse il mio stesso che non rispetta più velocità, diciamo. È un modo scorretto di camminare, un modo scorretto di gestire, diciamo, la viabilità e quindi di creare pericolo. Un pericolo che noi dobbiamo indiscutibilmente ridurre, e lo riduciamo solo modificando la viabilità in questa via e poi a seguire per tutto il percorso. Ci tengo a precisare che questa via non avrà soltanto di questa via per poi seguire, io ripeto, puntualizzo questa via perché è un po' oggi il punto di riferimento primario. Questa via non avrà soltanto la pista ciclabile che andrà a mettere in sicurezza, a rendere veramente vivibile, a rendere quella
quella zona, diciamo, quella parte del nostro territorio, veramente una piccola bocconiera che andrà ad aprire quello che sarà poi, diciamo, il territorio appunto del paese, perché verranno ultimate le famose rotatorie, che già da anni sono state piazzate come dei bussolotti di cemento lungo la strada e oggi rendono soltanto un pericolo. Noi avremmo dovuto farlo prima, era uno dei primi progetti che volevamo portare avanti, ma per i mille motivi di cassa e per le altre priorità che sono sopraggiunte abbiamo dovuto rimandare quest'opera. Ma anche questa è un'opera, ripeto, che andrà a essere senz'altro diciamo iniziata e completata. Quindi, ma perché dico erodatori? Perché questo, ripeto, andrà a ridimensionare e a gestire unitamente alle piste ciclabili, che per me si sicurezza in ogni suo centimetro, perché se l'asse stradale oggi di circa 9 metri, in alcuni punti anche più, sì? A volte ci state dei cubi, eppure credo di parlare vicino al microfono. Dicevo, quest'asse stradale è abbastanza largo, molto largo, va a creare questo pericolo perché, come dicevo prima, rende la viabilità, la guida, dico di sicurezza, ma invece è di pericolo che creano. Quindi, ripeto, si andrà a restringere l'asse stradale, portarlo a circa 6 metri di larghezza, i marciapiedi verranno messi in sicurezza, così come la pista stessa, che verrà modificata come percorso in base alle esigenze locali, le attività commerciali non perderanno nessun posto a norma, cioè ogni posto oggi a norma di legge verrà rispettato, anzi senz'altro qualche posto sarà aumentato, si potrà vedere tranquillamente guardando il territorio, guardando tutto il percorso e facendo capire quali saranno le migliorie. So che il passo sbagliato che abbiamo fatto, l'errore che abbiamo giustamente purtroppo commesso, è stato quello di non aver organizzato incontri. Qualcuno di noi ha proposto, qualcuno sì, qualcuno no, cioè non si è pensato di, diciamo, puntare su questo modo democratico che poteva essere senz'altro più chiarificatore, migliore come impatto, ma non è che questo incontro avrebbe evitato la pista ciclabile, perché è un qualcosa su cui noi crediamo, la città tutta crede, e questo lo si è dimostrato con la frequenza che c'è stata in quella passeggiata che abbiamo qualche giorno fa organizzato. Anzi, tanti cittadini, nonostante la nostra discreta pubblicità della cosa, tanti cittadini non hanno saputo e si sono anche lamentati, ma purtroppo di più non potevamo fare. Quindi, ripeto, noi cercheremo, così come si è già fatto nella prima fase progettuale, come si sta programmando nelle fasi che stiamo rivedendo, rivalutando con i tecnici, così come dal consiglio ricevuto dai cittadini stessi, perché è giusto ascoltarli e valutare dove è possibile ogni adattamento serio e concreto. Quindi, ripeto, il progetto verrà diciamo in corso d'opera, rivisto, modificato, ma deve andare avanti. Questo è il non il mio pensiero, ma il pensiero di una maggioranza, il pensiero di una parte della città che crede in questo nuovo modo di vivere. Vi voglio solo, diciamo, accennare un altro piccolo passaggio, poi se avrò tempo e spazio potrò dare altre spiegazioni, giusto anche gli altri intervengono. Questo non è solo tratto di questi ciclabili, anzi noi siamo orgogliosi, radicalmente maniera, orgogliosi di dire che questo è il nostro primo tratto di questi ciclabili. Vi sarà un altro importante, un'altra importante arteria che collegherà San Giovanni del Vino con Pescara, così come San Giovanni del Vino con Pescara anche dalla parte del fiume, quindi parte, si creerà un anello di pista ciclabile e sono certo, qualcuno ha parlato di Olanda, noi non saremo l'Olanda 2, ma saremo senz'altro il primo comune in Abruzzo, forse addirittura in Italia, che avrà in 4 anni di gestione Marinucci una pista ciclabile più sicura, più lunga e più tranquilla di tutto il territorio. Per il momento mi fermo qui, ma mi riservo. L'intervento è limitato a 10 minuti. Già sono passati. L'ho detto prima. Io sì. Siamo addirittura d'arrivo. Va bene, concludere, grazie. Concludi, diciamo. Va bene.
diciamo che per il momento basta, vuol dire che siccome sono quello che parla ai cittadini, come qualcuno ha ricordato, a mio modo con chiunque diciamo, posso avere il confronto, pronto a chiarire, a farmi capire e a far capire l'importanza di questo progetto. Tutti possiamo sbagliare, ma io non credo in questo destino in errore, almeno questa è la mia convinzione e sono pronto a confrontarmi con più di voi. Grazie. Grazie del suo intervento, assessore Di Clemente. Cerchiamo di alternare gli interventi tra i consiglieri di maggioranza e minoranza, come è lecito. Se c'è qualche consigliere di minoranza. Beh, è giusto che sia così, anche perché. Allora, chiede la parola il consigliere Zeletterette, prego. Allora, in apertura di intervento voglio fare una nota, e questo vale credo anche per il segretario comunale che io è la prima volta che, visto che la volta scorsa non sono stato presente, con il quale svolgo un consiglio comunale, per fargli notare l'atteggiamento e la predisposizione degli uffici di questo comune quando si svolgono i consigli comunali. Anche oggi, come per l'argomento Terna, come per il problema dell'acqua, quindi dell'ACA, e forse per la FP e qualche altro argomento importante che avrebbero presupposto la presenza in questo consiglio comunale di malloppi di carta di parecchi metri cubi, e invece non è arrivato un solo foglio, e quegli argomenti noi li abbiamo sviscerati e svolti solo perché qualche consigliere comunale di opposizione si li è portati da casa i documenti. Anche oggi noi parliamo di un problema riguardante una pista ciclabile, quindi una progettazione. Una progettazione che sta tutto nell'essenza della problematica che si è palesata, e cioè oggi parliamo di incongruenza della progettazione rispetto all'opera, dell'opera rispetto al territorio, del territorio e quindi anche della possibilità di capire da parte dei tecnici qual è stato il meccanismo mentale che hanno portato alla realizzazione dell'opera. Quindi come minimo un consigliere comunale era a disposizione dell'apporato che avrebbe potuto verificare e dire probabilmente sta visto di 3 metri, in alcuni punti poteva essere di 4, di 2, comunque fare delle considerazioni. E quindi io le copie me le sono stampate in maniera privata, ma da questo consiglio comunale io non vedo carte che un consigliere può prendere, di cui può prendere visione per dare un proprio giudizio. Quindi credo che sia un tema che una volta per tutte va affrontato, ma questo non è tanto per l'argomento in sé, è per far capire come gli uffici di questo comune in questi anni si sono predisposti verso i consiglieri dell'opposizione. Dalla serie sono delle persone che se non ci entrano in comune gli fanno un piacere, e se ci entrano gli si spuriscono in porto, e quindi non sono assolutamente disposti a collaborare con chi invece rappresenta la cittadinanza. Si è creata una distanza siderale tra l'organizzazione di questo comune e i rappresentanti dei cittadini e i cittadini stessi, che lamentano spesso di non poter interloquire con nessuno dei responsabili di ogni settore che devono sviscerare i problemi. Questo è, io questa sera lo rappresento perché questo è un tema drammatico, al di là di quelli che sono gli argomenti volta per volta. Entro nello specifico della pista ciclabile, di questo progetto. E io credo che qui ci sia da fare una valutazione che risale a monte di quello che è la volontà di un'amministrazione, ma la strategia di un'amministrazione, non solo la volontà, perché noi questa sera, dopo 4 anni dell'insediamento dell'amministrazione, stiamo sviscerando una problematica riguardante una pista ciclabile, e quindi appuriamo, come era chiaro a tutti, che quella delle piste ciclabili sicuramente a questa amministrazione sta a cuore per quanto riguarda il suo modo di vedere il territorio e di gestire il territorio. Però credo che quelle delle piste ciclabili, sia pure importanti, siano uno degli argomenti dell'organizzazione della società che stanno probabilmente al 20° posto delle priorità di un'organizzazione, di una società che prevede la gestione del territorio quasi in un certo modo, una gestione dell'economia, di quell'economia che io sto chiedendo come è stata sostituita in questi anni a quella precedente. Non mi pare che ci sia una risposta adeguata. Dove va San Giovanni di Latino come strategia rispetto ai comuni circostanti? Perché
la precedente amministrazione è stata accusata di essere campanilistica, di fare delle scelte per questo territorio e solo per questo territorio, di essersi chiusa ai comuni vicini, limitrofi, circostanti, accusati di aver messo il semaforo, eccetera. E noi avevamo quell'idea e rimaniamo di quell'idea. Attenzione, adesso spiego il motivo. Noi invece probabilmente ci stiamo aprendo forse alla grande Pescara, che è la volontà probabilmente di questa amministrazione che oramai aleggia su questo comune come un territorio che sarà una circoscrizione di Pescara. Cioè noi saremo annessi a Pescara, non avremo più la titolarità di essere un territorio che ha una propria dignità amministrativa, urbanistica e quant'altro, ma ci stiamo avviando a quel tipo, di finalizzazione. E questo è stato evidenziato anche dalla presenza degli amministratori del comune di Pescara che sono venuti a fare kermesse insieme a questa amministrazione sul percorso della pista ciclabile per poter dire che da San Donato si arriva a San Buceto, eccetera, eccetera. Io al comune di Pescara, invece della pista ciclabile e della kermesse fatta da San Donato a San Buceto, avrei chiesto quali impegni ha mantenuto rispetto alla problematica di una viabilità che attraversa San Giovanni di Latino e che dirotta tutto il traffico di passaggio dell'area metropolitana su San Giovanni di Latino rispetto a Pescara, su cui il comune di Pescara nel 2010 al Ministero a Roma insieme alla Regione ha preso impegno per la partecipazione alla realizzazione di una arteria alternativa. Quali impegni sta mantenendo Pescara rispetto alla viabilità aeroportuale? Perché noi abbiamo un aeroporto d'Abruzzo, non di San Lucino, d'Abruzzo, che sta per parecchio spazio sul territorio di San Giovanni di Latino, ma che la viabilità è messa a disposizione solo da San Giovanni di Latino e quindi con tutti i lati negativi riguardante l'impegno economico di un comune che paga per la manutenzione di una strada che invece va a vantaggio di un aeroporto. Il comune di Pescara insieme alla regione Abruzzo, sempre nella stessa riunione del Ministero a Roma, aveva preso impegni per la realizzazione di una bretella che fosse di svincolo all'asse attrezzato, parallela all'asse attrezzato ed entrasse all'aeroporto come un ingresso e una viabilità nei quali il comune di Pescara avrebbe partecipato. Il comune di Pescara ha i suoi interessi, mi pare evidente, il comune di Pescara gli piace, voglio dire, alla fine partecipare laddove non ha impegni economici. Noi però siamo un territorio di frontiera, noi siamo un territorio che poi ha le negatività di queste situazioni, per cui se non richiamiamo i comuni limitrofi e confinanti a partecipare a progetti concreti dove anche loro mettono soldi e non solo noi a partecipare a queste spese e manutenzione, noi saremo il comune che è ben visto e ben voluto e alla fine ci ritroveremo ad essere la periferia di Pescara che farà le proprie scelte sia urbanistica sia di viabilità e sia di altro, come è successo in passato quando il Pescara ci ha messo al confine, ci ha messo il depuratore, ci ha messo il cementificio, ci ha messo l'inceneritore, ci ha messo il quartiere dormitorio, con tutte quelle che sono le negatività che noi viviamo ancora oggi per queste problematiche. Quindi io dico, voi volete questa apertura verso dei comuni, ma più che un'apertura oggi mi sembra oramai un asservimento al comune di Pescara che porterà a questo grosso progetto voluto da qualcuno. Però facciamoci rispettare, facciamo sì che noi rivendichiamo degli obiettivi e non solo quello di stare a propagandare per il cittadino di San Giovanni di Latino un'opera che probabilmente verrà rivenduta come un'opera che porta qualità della vita, ma poi qualità della vita di chi? Di un cittadino che non ha lavoro, che non capisce come deve fare quotidianamente a sbarcare il lunario perché le attività sono in crisi, ci sta disoccupazione, diciamo non ti preoccupa, tanto diamo la pista ciclabile, io non capisco cosa ce ne può fare la pista ciclabile quando l'amministrazione non ha programmato un percorso virtuoso per le famiglie e per i cittadini di questo comune. Quindi io contesto completamente in toto quello che è la strategia di questa amministrazione, prima ancora di contestare il progetto in sé. Tornando al territorio, è evidente che ci sono delle opportunità da cogliere, tant'è che su alcune questioni importanti, per esempio sulla pista ciclabile ottenuta dall'accordo con Energia Verde, laddove c'è stata la possibilità di avere il percorso con la pista ciclabile, l'opposizione ha votato a favore. La maggioranza se ne è fatto vanto dicendo, visto
un vantaggio, perché in quel caso con un'azienda privata avevamo ottenuto qualcosa che era vantaggio del comune di San Giovanni di Avino. Oggi invece noi proponiamo un'opera che a monte è stata evidentemente studiata male, qui credo che in questi casi la conoscenza del territorio sia fondamentale. È evidente che San Giovanni di Avino è nato, se voi riprendete le mappe del 1926, del 42, eccetera, con le strade che partivano dalla collina e arrivavano al fiume. Questa era l'organizzazione delle stradali di San Giovanni di Avino, con le strade che attraversavano in senso longitudinale il territorio. Oggi questa cosa si verifica ancora, perché tutti i percorsi di strade comunali vanno in questo senso e quindi ad arrivare alla bonifica e poi alla Tiburtina. Immaginare che in una situazione di questo tipo si frappone su tutte queste strade che scendono verso il fiume un asse viario che è una pista ciclabile, che dovrebbe stare in sicurezza più assoluta e totale rispetto alla possibilità che un bambino, un giovane, un anziano possa percorrere con la bicicletta un percorso del genere, mi sembra una scelta quantomeno azzardata. Quindi avrei voluto capire dal tecnico, dai tecnici che hanno redatto questo progetto, come mai gli è venuto in mente di posizionare in quel posto una pista ciclabile che non è assolutamente in sicurezza in nessun modo. Salvo poi dover verificare che oltre a questo, e quindi qui mi riprendo a quello che diceva Paolo Cacciagrani, cioè delle intersezioni di 14 strade comunali, che sono 14, ma forse ne sono anche qualcuno in più, ma solo perché non vengono intersecate, ma tutti passi carrabili dei cittadini, dei privati, ma anche di aziende, di attività, di ristoranti, di qualunque tipo di attività di ogni genere che sta su questo percorso, che attraverso la pista ciclabile. Quindi credo di capire che se ci sta una possibilità che una persona parte da San Giovanni della Terza Salute e arrivi a Dragonara avendo 110 possibilità che qualcuno lo metta sotto, perché comunque le macchine lo attraversano, io credo che non sia sicuramente un progetto che dà un senso di sicurezza assoluta e totale che dovrebbe garantire una pista ciclabile. Altri percorsi ce ne sono, percorsi alternativi si possono proporre per stare in linea con quella che è una vostra idea di poter realizzare una pista ciclabile. Ce ne sono e si possono verificare, ma questi elementi non sono stati verificati, così come non è stato verificato il fatto che oltre a questi problemi ci sta anche quello che ci sta una serie di parcheggi posizionati, addossati, non posizionati a ridosso, addossati, cioè attaccati alla linea della pista ciclabile, tanto una macchina parcheggia e apre lo sportello e invade la pista ciclabile. Ma cioè, io voglio capire chi è che ha pensato una cosa di questo tipo dicendo e scrivendo che questa è una pista ciclabile sicura. Sicuramente qualcuno l'avrà studiato, ci dirà e ci dimostrerà come questo sia possibile, così come ci dirà come sia possibile. E voi conoscete la mappa di questo territorio, se voi volete attraversare 5,50 m dalla bonifica alle 5 del pomeriggio ci mettete 25 minuti a passare un marciapiede là per le macchine che attraversano questo territorio, così come la Tiburtina, alla stessa maniera, proprio perché a oggi noi non abbiamo come amministrazione ancora pensato con la collaborazione di nessuno di poter realizzare un'alternativa, una bretella viaria alternativa a queste due vie che oggi praticamente attraversano San Giovanni Adino. Io dico, che fine ha fatto la famosa teatina che noi avevamo individuato sul piano regolatore per essere un'arteria che portava fuori dal centro abitato per portarlo a Pescara tutto il traffico pesante da Chieti su Pescara? Non ce n'è più traccia, voi siete contrari. Bene, pensiamo a qualcos'altro, facciamo il raddoppio della Satrezzana, chiamiamo la regione, chiamiamo Pescara, perché Pescara oggi è la città che in qualche modo tira dentro il traffico per tutte le attività quotidiane della giornata, migliaia e migliaia di persone, e noi siamo la città di passaggio, quello che viene attraversato, e non facciamo nulla. Quindi pensare che poi alla fine tutto questo problema viene risolto con la sicurezza di una pista ciclabile che sicura noi, io credo che non sia proprio il modo migliore di poter affrontare una problematica. Restringere la Tiburtina, secondo me, perdonatemi, non è il modo migliore di mettere in sicurezza quella strada, perché oggi sapete che la Tiburtina è attraversata da articolati, da camion, da autobus e da quant'altro. Restringere la strada Tiburtina a 5,50 m in alcuni punti sicuramente creerà
un problema di ulteriore insicurezza per chi attraversa, per chi percorre quella strada, e sicuramente non è la soluzione migliore. Quindi io dico che questo progetto, ma è